Ieri 25 aprile, cerimonia intima a Canosa in ricorrenza della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La Terra del Sole ha omaggiato il 75° anniversario con la lettura di una lettera di un giovane soldato alla sua mamma. Aumentano i controlli per il contenimento del virus. Dall'11 marzo controllate oltre 56.000 persone nella BAT. Nuova stretta in vista del 1° maggio. Guardia di Finanza, operazione Right Price, sequestrati oltre 12.000 prodotti anticontagio nella BAT a Bari. I controlli hanno interessato anche Canosa. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni. Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha donato alla Puglia 8 tonnellate di materiale sanitario per fronteggiare l'epidemia Covid-19. A Canosa di Puglia è già attivo il presidio post-Covid dell'ASL-BAT. A comunicarlo il direttore sanitario Alessandro Delle Donne. 36 posti letto già operativi e altri 8 in preparazione negli spazi della riabilitazione cardiologica con 16 posti letto e della lungodegenza con 20 posti letto. Coronavirus Canosa, aggiornamento al 24 aprile. Le misure di contenimento del contagio da coronavirus mostrano segnali confortanti. In città da alcuni giorni non si registrano nuovi contagi. Ieri incontro pubblico online tra lavoratori stagionali, imprenditori e operatori del settore turistico delle province di Bat, Foggia e Bari promossa dalla Terra del Sole. Il consigliere comunale Giovanni Patruno ha evidenziato la problematica degli studenti universitari fuori sede che, pur non usufruendo degli immobili in locazione, sono costretti comunque a pagare regolarmente il canone. Dopo l'appello sono giunte le risposte delle forze politiche regionali. Canosa. La scuola ai tempi del coronavirus. Intervista alla consigliera comunale e dirigente scolastica, dottoressa Nadia Landolfi. Tempo per conoscere la nostra storia, la cattedrale e i suoi segreti. Programma televisivo in onda tutti i pomeriggi alle ore 19, eccetto la domenica sulla nostra pagina Facebook. Il grazie dei bambini all'uomo che ha donato le uova di cioccolata per la festività pasquale. Continua la solidarietà a Canosa. Il gruppo Donatori Sangue Fraters San Giovanni Canosa ha donato presso l'ambulatorio popolare di Canosa generi alimentari di prima necessità. Inoltre ha stanziato una somma da destinare a Casa Francesco. Canosa Calcio. Termina con una giornata di anticipo a causa dell'emergenza Covid-19 la stagione calcistica 2019-2020 per gli atleti della Juniores guidati da Mr. Antonio Luisi. Per i calciatori rossoblù una stagione brillante conclusasi meritatamente con il secondo posto in classifica solo dopo il Manfredonia. Oggi sulla nostra pagina Facebook le sante messe alle ore 11.30 e alle ore 19.30 in diretta dalla Cattedrale di San Sabino.